cari amici di Avventi del Territorio, quest'oggi puntata speciale, siamo a Cairano San Marco e con noi in nostra compagnia abbiamo il presidente del Proloco che ci spiegherà tutto. Cosa succede, Giuseppe, qui a Cairano San Marco questa sera? Abbiamo anche un ospite. Sì, beh, con noi. Un bel problema essere seri questa sera, perché abbiamo una bella tribù di comici dove e musicisti, naturalmente. Ecco, cioè, quello che mi sta un attimino correggendo su quello che parlo. No, questa serata è la seconda sera che stiamo facendo per la raccolta fondi per l'Emilia. L'abbiamo fatto lo spiedo un mese fa e adesso questa sera facciamo la serata conclusiva con naturalmente l'aiuto di Marco, l'aiuto di... non mi ricordo più di questo signore, di Fabrizio. Ecco, eccolo. Avete capito che questa sera è difficile rimanere seri. Diciamo che con Fabrizio abbiamo l'orgasmo è garantito, per capire. Abbiamo davvero, ci siamo impegnati per creare questa serata, questo evento a favore dell'Emilia Romagna, perché quello che è successo tempo fa è presente anche ora e ci vuole tanto tempo, perché l'Emilia Romagna ci chiede aiuto e noi siamo pronti a darlo sempre e comunque. No, condivido pienamente, l'abbiamo fatto. Giuseppe, facciamo un appello a tutti i telespettatori, sicuramente qua la piazza si riempirà, però loro potranno vederlo qui in differita sulla televisione che stiamo registrando, quindi invitiamo tutti quanti a essere solidali quando succedono queste cose, perché è giusto così. Assolutamente sì, essere solidali vuol dire avere la fortuna di poterlo fare, essere solidali vuol dire sbocciare come un fiore ogni giorno, per cui noi cerchiamo di essere dei fiori che sbocciano in questo grande giardino che è il mondo, che noi chiamiamo casa. Quando una parte di quel mondo viene distrutto così, ecco, tutti quelli che stanno attorno a questa parte devono accorrere in massa per dare una mano, per far vivere ancora e gioire quella parte del territorio. Quindi avete capito bene, Eventi del Territorio insieme per l'Emilia, Cairano San Marco, alla prossima puntata e godetevi lo spettacolo. Grazie a tutti voi. Ciao.